sempre fatto politica da quando avevo 16 anni. Mi chiamo Chicco Funaro, ho 73 anni, sarei molto lieto che la mia testimonianza potesse essere rappresentativa di un percorso collettivo. Rosso, scusate la sintesi, fu subito la transizione, che era anche il compagno, il militante, la persona di tutti i giorni, con i suoi bisogni, i suoi desideri, le sue aspirazioni a una vita migliore, a una vita diversa, con il tentativo di creare una nuova felicità. Ricordo 12 bottiglie di Don Perignon che riuscimmo a portar via non dedicandoci al pane e alla pasta. Sono ancora felice di essermi macchiato di un tale misfatto e di aver commesso un tale reato. Vivevamo ciò che volevamo essere, no? Indisciplinati. Io sono io, non ho voglia di lavorare. Io sono il gruppo, io non sono stufa di lavorare. Sono il gruppo del non lavoro. Insofferenti di ogni forma di gerarchia e così via. Come si concluse questa storia? Beh, si concluse con appunto un pacco di anni di carcere per tutti noi. L'essere stati di rosso è comunque una sorta di imprinting che nessuno di noi in qualche maniera ha completamente ritrattato o in qualche maniera abbandonato. Siamo rimasti tutti legati, molti tra di noi.